Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Dona Cattenne 17, Arezzo. Venite a trovarci. Di sicurezza ben allacciate e via, e si parte. Allora, Ashno, tanto benvenuto a bordo. Grazie. Ci tenevo particolarmente ad averti per un paio di ragioni specifiche. Allora, la prima è che insomma ti seguo nella tua carriera di rapper, quindi è sempre suscitato molta curiosità, insomma, ecco, tutto là. Poi ho letto un pochino la tua storia particolare, che adesso ti farò raccontare, e poi anche perché voglio, insomma, questo è un periodo un po' difficile per l'Italia, no? Perché si parla molto di razzismo, di discriminazione, e quindi volevo sentire dalla tua voce, insomma, volevo farti raccontare un po' la tua esperienza qui in Italia. Allora, partiamo intanto dal raccontare un po' come sei arrivato in Italia. Tanto, diciamo, sei del 93, quindi hai 25 anni, quindi sei giovane, insomma, rispetto a me. Insomma, anche te sei giovane. Sì, grazie per il complimento, ma insomma non è che ti ringrazio comunque per il pensiero. Allora, sono arrivato come la maggiore parte degli altri ragazzi di colori, e sono passato anche dalla Libia per poter raggiungere l'Italia, quindi sono un richiedente asilo, diciamo, no? Togo. Sì, sono del Togo. Sono arrivato qua in 2016, gennaio 2016, quindi quasi 3 anni, e mi trovo qua in Italia. E quindi questo viaggio attraverso il Togo per arrivare fino alla Libia, quindi diciamo che il viaggio si è diviso in due parti, no? Cioè, sei partito dal tuo paese e poi sei arrivato alla Libia, e dalla Libia poi c'è stato il problema di imbarcarsi. No? Sì, appunto, era un viaggio lunghissimo, perché anche se iniziamo a raccontare ora non finiamo mai, perché bisogna attraversare tanti paesi prima di raggiungere Libia, e poi da Libia pensare anche a attraversare il mare, cioè un viaggio proprio difficilissimo. Però alcuni riescono a poter arrivare qua, ci sono altri amici che non hanno potuto, che sono morti oppure che sono rimasti incastrati là in Libia, quindi è stato un momento, diciamo, di fortuna. Chi riesce a entrare qua, diciamo che è fortunato, e l'ottimismo ha giocato anche in questo viaggio, perché quando hai un cuore, diciamo, duro, che vuoi riuscire a fare quello che stai cercando di fare, potrei anche fare la cosa, perché l'importante è essere ottimista e cercare di andare avanti. Ecco, quindi diciamo la molla è ovviamente, magari dirò qualcosa di scontato, ma quello di cercare un mondo migliore di quello che avevi vissuto, insomma, nei primi anni della tua vita, insomma, nei primi 20 anni. Quindi... Sì, cioè, se sono uscito fuori dal mio paese per venire qua, ci sono sempre le ragioni, perché non è che veniamo qua così per scoprire l'Italia oppure l'Europa. Quindi, per esempio, ognuno ha il suo problema, ognuno ha un motivo per quale è uscito fuori dal suo paese. Quindi io sono uscito praticamente perché non me la sentivo di rimanere nel mio paese, il mio futuro non c'era lì. Quindi è così. Immagino quanta fatica, quanto dolore poi, insomma, perché al di là di tutto, anche se c'hai una grossa spinta per uscire dal tuo paese, poi alla fine ti lasci i tuoi affetti, la tua famiglia, fratelli. Quanti siete in famiglia voi? Noi siamo tanti, perché
Il mio babbo ha avuto 4 mogli, quindi... 4 mogli addirittura? Siamo abbastanza. 28, credi? Quanto? 28 figli. per ricordarsi i compleanni di tutti, mi immagino. Ne conosco 5. Dalla parte della mia mamma siamo 3. Poi altri fratelli, più o meno 5 riesco a conoscere, perché non ho cresciuto anche con loro, quindi... Accidelba. Quindi l'impatto qui in Italia com'è stato? Insomma, sei stato soccorso in mare con questa imbarcazione e poi sei arrivato in un centro di accoglienza, immagino. Sì, sì, sono arrivato a Trapani e poi dopo aver passato una settimana là, direttamente mi hanno trasferito ad Arezzo e ero in una struttura, ero con la Croce Rossa. Poi di là ho cercato di integrarmi più veloce. Allora, te c'hai questa grandissima passione della musica, no? Ti conosciamo come rapper si dice. Sì. Perché io con l'inglese ci ho litigato da piccolo. Non mi riesco, non ho più portato per il francese, però insomma. Vabbè. E comunque c'è questa passione che è venuta fuori e hai messo in risalto, insomma, una volta arrivata in Italia. Sì, sì, cantavo anche quando ero nel mio paese, quindi diciamo che ho solamente continuato a seguire la mia passione. Quando sono arrivato qua, prima ho creato un piccolo studio, ancora ero nella struttura, ero con la Croce Rossa, in una casa di accoglienza, no? Quindi ho creato un studio mio e mi allenavo e poi di là ho iniziato a continuare a cantare, perché già cantavo. E poi sei diventato famoso per questa canzone che Babbo alla stazione. È veramente stata una cosa, è diventato un tormentone, no? Mi ricordo l'estate scorsa, insomma, si sentiva e veniva poi postata su spesso volentieri su Facebook. Com'è nata questa idea? Allora, io mangiavo un po', cioè, diciamo che sono qualcuno che piace tanto kebab. Ho mangiato abbastanza nei bar che fanno kebab, no? Però sì. Da kebab alla stazione è un amico mio, perché ho iniziato anche a mangiare da lui, però sentivo il gusto diverso dagli altri, no? Uh-huh. E poi di là lui mi diceva: ma tu sei un cantante, perché non facciamo qualcosa per la pubblicità del mio kebab bar? Ho detto: è una bella idea, si può fare qualcosa. E di là che, quando sono andato a casa, mi sono messo a riflettere. Ho trovato l'idea di fare una canzone facendo la pubblicità del suo kebab bar. E a parte la pubblicità, il gusto, perché a me piace, quindi per quello che dico sempre, il kebab è la stazione numero uno. Ma al di là del kebab, ti piace anche la cucina italiana, spero? Insomma, sì, sì, abbastanza, a parte che ho anche i genitori italiani, diciamo. Perché quando sono arrivato ci sono 2 persone che ci tengo molto, che sono italiani, che mi hanno preso come loro figlio e mi trattano benissimo, e per me sono anche i genitori miei, quindi approfitto a salutarli, Paola e Mauro. Ecco, passiamo ad uno dei motivi per i quali, insomma, ti ho invitato ospite in questa trasmissione. Ecco, il tuo impatto con l'Italia e gli italiani, ecco, perché torno a ribadire il concetto, in Italia c'è un po' di inquietudine ultimamente, no? E quindi voglio sapere la tua esperienza, ecco, di impatto con gli italiani in particolare. Allora, è vero, dicono che l'Italia è un paese razzista, in Italia c'è tanto razzismo, però quello che io ho vissuto qua in Italia è che quando uno è nel suo mondo, nessuno viene a provocarlo, perché prima di tutto ci sono le leggi. Se tu non esci fuori per creare problemi, nessuno ti tratterà di merda. Anche se cammini e qualcuno ti insulta, basta non rispondere, perché a volte si dice il silenzio è anche una risposta. Quindi il razzismo è da tutte le parti, anche in Africa. Fra noi siamo anche razzisti là, perché non è che quando parliamo del razzismo si vede solo la parte del colore, che è il bianco che odia il nero, oppure il nero che odia il bianco. Il nero odia anche il nero. Quindi per me l'Italia è un paese come gli altri, un paese tranquillo, basta sapere vivere, rimanere nel tuo mondo e fare le cose
giusti e basta. Te episodi di discriminazione, cioè ti può essere così insultato per la strada o magari di non essere servito in un bar, in un ristorante, ti è capitato? Sì, qualcosa? Sì, sì, abbastanza. Nell'autobus, a volte entri in un bar e ti guardano male, non ti servono presto, ti lasciano all'ultimo posto, però per non accendere il fuoco, io queste cose chiudo gli occhi e seguo quella gente sulla loro strada, perché se tu mi provochi io non ti rispondo, ti rispondo con il silenzio, è la migliore delle cose. Ah, bene. Questa è una bella cosa questa che mi hai detto. Comunque resta il fatto che purtroppo l'ignoranza non ha colore né bandiera, no, secondo me. Appunto. Purtroppo ci sono degli scemi in Italia come li trovi in Germania, come li trovi in Francia, e cretini purtroppo. Però un cretino fa rumore, no? È come nel vostro caso, cioè il fatto che ci siano tanti immigrati e magari facciano rumore quei su 10.000 immigrati, quei 10 che vengono a delinquere, no? Dice, ah, sono tutti. Sai cosa? Appunto, perché quando una persona fa del male, diciamo, esatto. Quando un ragazzo del colore fa del male, pensano che noi tutti facciamo anche del male. Però è l'ignoranza totale, perché ci sono i bianchi che sono perfetti, che non sono razzisti, e ci sono anche i neri razzisti o che non sono razzisti. Quindi se qualcuno fa del male, prima di giudicare deve anche guardare l'altra persona, il suo comportamento, cosa fa, cosa non fa, prima di giudicarlo. Invece di giudicarlo direttamente iniziare a insultarlo, che sì, siete voi che fate casini in Italia, perché non è così. Se vogliamo parlare della realtà, non è così, non siamo tutti uguali. Poi ti dico, noi italiani siamo stati all'inizio del Novecento fino agli anni 40, quando in Italia insomma c'era la fame, c'era la difficoltà, tante difficoltà dal punto di vista economico. Poi siamo stati emigranti, insomma, sì. siamo andati in America, e insomma in America l'Italia ha esportato la mafia, insomma, quindi questo qualcuno se ne scorda, capito? Sono come quelli nostalgici. L'altro giorno era l'anniversario della marcia su Roma. Ci sono state delle persone su Facebook che hanno postato delle foto di Benito Mussolini, che era un dittatore, qualcuno se ne scorda, no? E poi di questi 2000 che si sono dati appuntamento a Predappio, dove è nato Mussolini, per sfilare, per inneggiare, eccetera, eccetera. Ma queste, erano tutti, purtroppo molti di questi erano giovanissimi, che non hanno un'idea di cosa voglia significare veramente dittatura. Questa dittatura, che sia dittatura di destra che di sinistra, cioè poco secondo me cambia. Insomma, la dittatura è qualcosa da evitare nella maniera più assoluta. Però ecco, questo per dirti che in troppi hanno la memoria corta. Sì. È questo il problema. Ma parecchio corta. Tanti non sono aperti, cioè sono chiusi, diciamo, no? Sì. Però non lo so se bisogna viaggiare per studiare meglio la vita o per quale motivo alcune persone sono così, perché se uno fa tanti viaggi almeno scopri il mondo, sai vivere in pubblico con gli altri, penso che queste cose non succederanno. Però ci sono persone che non fanno neanche un viaggio all'anno, però sono tranquilli perché studiano e sanno cosa significa la vita e cosa significa sapere vivere. È questo, perché alla fine siamo tutti uguali e non c'è differenza, perché bisogna farci del male. A questo concordo in pieno, siamo tutti uguali, abbiamo tutti gli stessi diritti, questa è una verità sacrosanta e qualcuno non se ne dovrebbe mai dimenticare. Poi insomma, ripeto, nel fascismo basterebbe parlare ancora con quelli che insomma il fascismo l'hanno vissuto, e soprattutto hanno vissuto la guerra, perché sì. Poi si dimenticano che Benito Mussolini
si trascinò l'Italia, parlo da italiano, in una guerra sanguinosa. L'Italia era distrutta dopo la fine della seconda guerra mondiale, era distrutta. Insomma. E Mussolini che dichiarò guerra a Francia e Inghilterra, che entrò in guerra a fianco della Germania, insomma, sì, Grigliano, insomma, muore. Poi le leggi razziali, insomma, ce ne potrebbero essere tante, si potrebbe stare a parlare qui fino a domani. Appunto. A te sei religioso? Che religione? Cioè, sono credente. Sei credente, no? Sono credente. Sì, ma e qual è la che... Se ti dico sono musulmano perché la mia famiglia è musulmana, se ti dico che sono cristiano perché i miei genitori qua sono cristiani, quindi è meglio dire un credente. Per me è uguale, la stessa cosa. Perché dopo si va in un altro discorso, no? I musulmani che dicono no, la nostra religione è quella migliore, i cristiani che dicono no, anche la nostra è quella migliore. L'importante è essere credente e non fare del male. È importante comunque rispettarsi. Ecco, sì, io sono stato. Ho viaggiato molto, devo dire che i soldi spesi che non rimpiango mai sono quelli che spesi in viaggi. I viaggi mi hanno aperto, i viaggi e i libri mi hanno aperto la mente, quindi sì. Di questo ne sono profondamente orgoglioso. Devo dire che io non. Dovunque sia andato non ho mai avuto nessun tipo di problema, ho viaggiato anche in paesi musulmani, però rispetto le regole, se vuoi, quando arrivo cerco di informarmi. Sei nel tuo mondo, praticamente sei nel tuo mondo, senza bisogna... chi cerca problemi e riceve problemi, quando stai tranquillo e niente ti succederà. Senti, una curiosità, ma questo battibecco con Bello Figo, ma che cos'è stato? È una cosa un po' costruita? Cos'è? No, non è una cosa costruita. Perché lui è venuto a Kebab la stazione per cercarti. Sì, mi ha chiamato pure quando è arrivato. Non è costruita la cosa, il problema è che io sono contro Bello Figo. Perché? Per le canzoni che fa all'incontro di noi ragazzi, i ragazzi di colore, no? Perché se lui è un ragazzo di colore, deve essere nostro fratello. Invece di crearci problemi, deve anzi cercare di aiutarci, no? Invece di cantare io non pago affitto, io non faccio operaio, rubare le biciclette. Ho fatto la canzone Nero Italiano dove l'ho detto che io sono un nero italiano, io pago affitto e faccio operaio, per farlo capire che cioè, non devi raccontare delle cose così stupide, scusami la parola, sì. Perché alla fine anche lui è un immigrato, l'Italia non è il suo paese, è venuto qua per un motivo anche, se il suo paese era un paese dove aveva un futuro, non veniva qua, rimaneva là, quindi anzi, invece di creare problemi, risolviamo i problemi. Quindi con lui c'è stato un momento un po' più, cioè un momento dove abbiamo litigato su internet, con le canzoni che ho fatto io, con i messaggi e tutte altre cose, però alla fine sono contro di lui e sono contro di lui. Ah, capito. Oh, perché ho visto, è venuto a cercarti lì a Kebab alla stazione, dico ma... Sì, ma quando mi ha chiamato al telefono, l'unica domanda che mi ha fatto, ma Ashno, io ascolto le tue canzoni, però perché nella canzone Nero Italiano hai detto che con Bello Figo non ci stai? E la risposta è normale, fra con Bello Figo non ci sto, con Gali ci sto. Gali è un cantante che mi piace abbastanza, perché è qualcuno che è un africano, quindi lui le sue canzoni cerca di fare la come te lo posso spiegare? Cioè parla di tutto, no? Dei neri, dei bianchi, però l'unificazione. Bisogna vivere insieme invece di separarci. Quindi con Bella Figo non ci sto. E non ci sarò mai. Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove.
via Dona Cattenne 17, Arezzo. Venite a trovarci. Senti, i tuoi miti della musica, quali sono stati? Cioè, la musica che ti ha maggiormente influenzato, no? Era Kebab La Stazione, sono partito di là. I cantanti famosi che italiani? Diciamo, no, italiani comunque. Oppure anche... Sì, quello. Italiani mi piace Gali, Fedez, Fabri Fibra. Poi al di là si può parlare di Lil Wayne, 50 Cent, Lil Pump, 69. Qualche molto sul rap. Sul rap, no? Trap, sì. Quindi, rap, trap. Capito. Quindi i vecchi classici, tu stai parlando con uno che ha 57 anni, quindi ha vissuto il periodo, dai, insomma, ho vissuto l'epoca degli anni 80, insomma, la musica degli anni 80 per me è stata... Ma c'era anche rap, no? C'erano i primi accenni di rap, perché proprio non erano, il rap è cominciato ad arrivare proprio in maniera massiccia intorno agli anni 90, ecco, gli anni 90 sono stati... un po' hanno segnato insomma da questo tipo di tendenza, di questo tipo di musica. Comunque a me piaceva molto, tra gli altri, Peter Gabriel, che ha fatto molte collaborazioni con musicisti africani, e quindi la sua band, io l'ho visto un concerto diverse volte, c'erano almeno due musicisti africani che insomma, lui sostiene insomma che era da tanti anni sostiene che quella africana è la musica del futuro, insomma, quindi ci vuole, bisogna anche cercare di collaborare con altre persone, no? Perché la musica, bisogna aprire anche l'atmosfera, bisogna conoscere altri cantanti che porteranno anche il loro sapere fare. Così la musica almeno diventa generale invece di rimanere chiuso. Un trapper può fare una canzone con un rapper può fare una canzone con un cantante reggae, poi si crea qualcosa di più bello. Quindi ho visto in una foto nel tuo profilo che stavi cercando ispirazione, sedere su una seggiola, ero tutto raccolto. Sì, ecco, sì, come cerchi l'ispirazione? A parte che seduto su una sedia, ma insomma. dipende, perché io prima di fare la canzone mi devo focalizzare su un tema, no? Se voglio cantare per esempio una canzone di amore oppure una canzone che parla della mia vita, prima cerco la melodia, poi quando c'è la melodia il resto c'è, in 30 minuti posso anche scrivere, l'importante è la melodia, poi quando uno conosce la melodia il resto sarà fatto facilmente. Sì, dopo ovviamente la melodia la adatti al tipo di musica che fai, no? Questo, sì, no? Si riproduce la base quando tutto è pronto. Oltre alla musica, altre passioni che hai, quali sono? Calcio. Calcio? Sì. Giochi? Ho giocato nella squadra di Rigutino, si chiamava Virtus Lignano. Questa cosa non la sapevo. Virtus Lignano. Eri bravo? Sei bravo? Ma uno non può dire che è bravo, è il pubblico a giudicare. Però mi piace, me la cavo bene. Bene. Il calcio un po' come la musica unisce, oddio non sempre, perché quando succedono queste intemperanze tra tifosi, no? Sinceramente è una parte del calcio che non mi piace, non accetto, quindi il calcio è talmente bello che io mi incanta vedere, anche per esempio vedi la Juventus a Manchester, io non sono assolutamente tifoso della Juventus, però quando vedo giocare bene è così, come quando giocava bene in Milan, no? Però insomma io da sempre sono stato portato a fare il tifo per le squadre deboli, insomma, infatti in Serie A faccio il tifo per la Fiorentina e sono sfegatato per l'Arezzo. Io sono tifoso di un giocatore, non la squadra, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo è veramente un grandissimo fuoriclasse, sì. È incredibile.
E quindi niente, allora per muoverti ti prendi il treno, che fai? A Firenze c'ho la macchina, ah. Però se voglio fare un lungo viaggio invece di prendere la macchina, meglio che uno sta tranquillo in treno, si riposa bene, arriva tranquillamente, poi a posto. Immagino, ecco, quando prendi il treno, mi immagino con questa storia che gli immigrati non pagano il biglietto, mi immagino quanto ti rompano le scatole, no? Sono venuto col treno, il mio biglietto è qua pure. Fallo vedere, fallo. Quindi ha pagato il biglietto. Io ho pagato il biglietto. Mannaggia, ma quanti luoghi comuni, è una cosa impressionante. Allora, è una cosa impressionante. Che poi noi italiani siamo pieni di difetti, perché ce ne hanno tanti, basta vedere l'italiano al volante, ecco, quindi è una cosa incredibile, guarda. Vabbè, ognuno è nel suo mondo. Poi lo sai che ho notato, questo più si va in là, più vedo la gente, si può dire, incazzata, proprio guidano, sono sempre lì, che magari devono andare, cioè, se è una stradina laterale devi entrare, c'è la fila, non ti fanno entrare, capito? Stanno lì a cose, sono tutti arrabbiati, io non lo so, ma rilassatevi un attimo. È naturale per loro. sono così, vabbè. Poi uno dei tanti difetti degli italiani, che la colpa è sempre di qualcun altro, no? Sì. Che perché è colpa tua, colpa tua. Non è mai stato è facile, colpa loro. No, è facile dare la colpa a qualcun altro. È la cosa più semplice di questo mondo. E va bene, quindi pensa che a parte l'Egitto e la Tunisia, dove sono stato in vacanza diverse volte, sono venuto una volta, diciamo, nell'Africa profonda, insomma, in Kenya una volta, mi è piaciuto veramente tantissimo il Kenya, però tanti anni fa, forse l'anno che nascevi te, l'anno prima, nel 92, ero con la memoria della mia mamma. Faccio un po' cilecca con la memoria ultimamente. Però insomma molto 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 bella. La cosa che mi ha colpito maggiormente dall'Africa sono i colori e poi questo cielo. Ecco, quando sentivo raccontare o leggevo nei libri di Ernest Hemingway, ribadiva sempre questo fatto che il cielo africano è qualcosa che non si può descrivere neanche a parole, non riuscivo a capire, no? E quando l'ho visto mi sono reso conto, il cielo africano è una cosa pazzesca, il tramonto. Quando scendi lì è un altro mondo, è un posto diverso di qua. È per quello che il bello è. Cioè, il bello quando viaggi, scopri, impari e poi metti in applicazione nella tua vita. Così. Senti, mi hai detto che tuo padre ha avuto quattro mogli, no? Quattro mogli. Te hai intenzione di seguire la stessa strada oppure te ne accontenti di uno? No, basta uno. Basta uno. Sì, dai. Mai, non prenderò mai due mogli. Perché? Allora, il problema in Africa è anche questo, no? Che uno prende tante mogli, fa tanti figli e poi dopo non riesce a supportarli. Cioè, no, perché capito? poi mi immagino, quattro mogli e quattro suocere, capito? Capito bene. È tanta roba. Cioè, è un casino proprio. Poi dopo i figli sono tanti, questo fa casino, questo fa di là, poi cioè, vi lasciano così, e il futuro dov'è? Quindi è la cosa che io ho imparato in Europa, diciamo, invece di dire in Italia, che siete più organizzati. Perché prima di fare già un bambino, penso a cosa mangerà, il suo futuro. E questa è la cosa più migliore. Ma da noi non guardiamo il futuro, cioè, dei bambini. Loro guardano solamente la loro vita. Io ti ho messo nel mondo, vabbè, quello che succederà dopo, quando sono morto, non è un problema mio. Quindi è un casino. Però ci sono in Africa gente che sono sposati con una donna, ma la maggiore parte, cioè, un uomo con 4, 3, 2 mogli, boh, è un casino. No, io no.
La cosa che ti manca maggiormente dell'Africa, qual è? Vivere in un gruppo, perché in Africa puoi camminare così a bussare una porta, chiedi l'acqua per bere. Ma qua, quando bussi una porta, aprono, guardo, oh già sei nero, chiudono la porta direttamente. In Africa siamo abituati a vivere insieme, a mangiare nello stesso piatto, è la cosa che mi manca. Questa cosa mi fa pensare, perché devi sapere che io sono nato da padre aretino e mamma salentina, quindi nel profondo sud. E quindi c'ho questa contrapposizione, c'ho certo il sangue un po' mischiato, no? E sento molto il richiamo del sud, sono profondamente legato al sud. E ti posso dire che c'è una mentalità completamente diversa. Quello che mi stai dicendo mi ricorda molto lo spirito d'appartenenza, di gentilezza, di senso di comunità che c'è al sud. Ecco, cioè, mi ricordo insomma, queste tavole completamente imbandite, suonava il vicino, arrivava il parente, cose molto, molto più, come dire, accoglienti, molto più molto più altruisti, ecco, questo sì, è quello che diciamo mi manca, una delle tante cose che mi manca di questa, di questo, del sud. Io appena posso ci torno sempre, ho parenti, quindi sono stato anche a Siracusa. Lì mi sentivo in Africa. E quando senti parlare qualche politico della Lega, che ti prende? Dimmi la verità. La Lega? Non mi frega. Boh, Salvini, parliamo di tutto, però io sono tranquillo. Perché non vado contro la legge, quindi perché mi devo preoccupare? Chi fa casino quando parliamo di Salvini ha paura. Quindi io sono tranquillo. Bene, no, insomma, sei fidanzato o hai una fidanzata? No, oppure, no, ancora no. Sei single? Sì. Single. Battitore libero. Voglio trovare la giusta. Si dice, dalle nostre parti si dice uccel di bosco, cioè, che vola di ramo in ramo. E con questo meglio abbiamo così, detto tutto. Meglio così invece di sbagliare, cadere. Vabbè, meglio una... così, uno fa quello che si sente, insomma, quindi, è sempre meglio. Se uno ha questa allora, tanto per iniziare, secondo me non hai conosciuto la persona giusta, no? Fondamentalmente. Però ecco, non si deve aver paura di stare da soli, no? Perché sono persone che non possono stare 5 minuti da sole. E quindi magari, che ne so, hanno la fidanzata o la moglie da come base d'appoggio e poi si fanno affari loro. E quindi invece bisogna anche essere un briciolo coerente, insomma. Quindi, giusto. Questo è quanto. Parlando della musica, la canzone di Kami, il titolo Egitto, mi garba abbastanza, come si dice in toscano. È una ragazza bravissima che canta bene. Un saluto a lei. È mia figlia. Numero uno, Kami. Kami è mia figlia. Kami, l'ho letto. Comunque è Camilla, è mia figlia, lei è grandissima, appassionata di musica. Ma te pensa che sin da quando era piccolissima, perché ha iniziato a prendere la chitarra in mano, che aveva 6 anni, non riusciva neanche a tenerla in mano, però insomma l'abbiamo mandata a scuola di chitarra, a studiare da quando aveva 6 anni, ora ne ha 22. E quindi c'è questa grandissima passione che coltiva, fa l'università. Vediamo cosa ne verrà fuori, però l'importante è che tramite la musica trovi la sua serenità. Insomma, questa è la cosa principale, ecco, questo è quello che sia io che sua mamma l'abbiamo mai forzata a fare cose, perché ai miei tempi
gran parte dei ragazzi venivano un po' obbligati e stradati, no? Cioè, per esempio, alle superiori devi andare per esempio a ragioneria perché i ragionieri trovano lavoro, eccetera. E si fabbricavano ragionieri che poi non diventavano ragionieri e non facevano quello che magari la loro indole richiedeva, e quindi insomma si perdevano un po' di persone creative, insomma. Sia io che sua mamma, che siamo separati, ormai divorziati da tanto tempo, non abbiamo mai forzata a fare nessuna scelta, anche nel prendere le scuole superiori e nel prendere l'università, insomma, no. Sì, comunque abbiamo parlato, quando ci ha chiesto un consiglio l'abbiamo dato, però insomma è quello. Bisogna che lei sia libera di scegliere. Oggi, tanto a parte che oggi è cambiato il mondo, perché non è che ci sia una scuola come poteva esserci una volta, che fai, che ti devo dire, insisto, ragioneria e poi vai a fare ragioniere. Oggi ora il mondo è cambiato, non è come prima. Uno deve fare quello che sente dentro di sé. Hai la passione per la letteratura, fai lettere, hai la passione per le lingue, fai lingue, poi non, devi seguire il tuo istinto. Ecco, l'importante è fare una buona scelta. Un famoso libro è Va dove ti porta il cuore. Ah sì? Bellissimo. Va dove ti porta il cuore, che ci hanno fatto anche un film, fra l'altro, molto, molto bello. Ganz. E quindi, comunque a Kem la dico di essere ottimista e il futuro sarà, cioè, cosa posso dire, il futuro ti porterà qualcosa di buono, quindi devi essere ottimista e continuare a lottare, così bisogna essere. Io da padre spero che veramente viva una vita serena, tranquilla, in pace con se stessa. Vedrai che sfondirà anche nella musica. Sì, sì, sì. Ma la musica deve essere, secondo me, una un tramite. Passione. Poi alla fine puoi anche diventare un musicista famoso o un cantante famoso. Sì, perché no? Prima di tutto è una passione, poi dopo il resto, quando viene, si accetta con le due mani. Anche perché se lo show business un po' mi spaventa, no? Perché oggi se diventi un cantante famoso, firmi un mega contratto con una casa discografica, ti obbligano a scrivere canzoni anche quando non ne vogliono. Sì. Una volta i cantanti trovavano, si alzavano la mattina, dicevano stamattina c'ho l'ispirazione, prendevano la chitarra e componevano. Poi magari stavano 3-4 anni senza scrivere niente, però devi fare le cose quando trovi l'ispirazione. Questa è una cosa fondamentale. Sì, però quando uno è con una cassa discografica non può più guidare la sua vita, come si dice, no? Perché deve lavorare con loro, sono loro a proponere le cose, quindi è così che funziona nel mondo della musica. Ashno, mi ha fatto veramente molto molto piacere, sono veramente contento di aver conosciuto una persona. Grazie mille di come avermi invitato. Abbiamo così aperto uno spaccato sulla tua vita, su quello che è stato, e ovviamente mi immagino che le tue speranze siano di trovare diciamo la felicità attraverso la musica, no? Perché ci sei molto legato, sei molto portato a questo, quindi ti auguro il meglio possibile. Grazie mille. Grazie mille per avermi invitato. Ciao ciao. Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Donacattin 17, Arezzo. Venite a trovarci.